Altra grandissima impresa del Monopoli che espugna il Granillo di Reggio Calabria, vince 2-0 e continua a riscrivere la storia di questo straordinario campionato dalla parte della formazione biancoverde. Decidono nel secondo tempo i gol di Salvemini e di Piccinni. Monopoli in campo con il 3-5-2, con Menegatti in porta, Rotare, Franco e Mercadante dietro, Azio Osmanovic, Carrero, Giorno, Piccinni e Donnarumma a centrocampo, in avanti Fella e Cuppone. Non ce la fa Jefferson, dopo 23 secondi Monopoli vicino subito al gol con un contropiede di Carriero, Fella sbaglia però il cross al quinto angolo di Sunas, testa di Denis che termina alto, al sesto Giorno per Fella, il destro termina fuori, undicesimo punizione di Rubin, testa di Denis, pallone al lato, dodicesimo rilancio di Guarna, pallone che impatta su Carriero e per poco non c'è il gol 11 da parte del centrocampista biancoverde. Andiamo al quattordicesimo, De Franco parte da solo, poi cross di Fella con Guarna che smanaccia in extremis, partita equilibrata e combattuta, 26esimo destro di De Rose che termina al lato, 29esimo l'ex Sunas con un destro deviato in corner, al 30esimo rinvio sbagliato di Rota, Denis accomoda per De Rose, conclusione a volo alta. Andiamo al 35esimo, Fella per Carriero che non riesce a deviare il pallone di testa, al 42esimo una punizione di Rubin con il colpo di testa di Denis che termina alto. Secondo tempo, Monopoli che parte subito bene, al terzo un destro di Piccinni che termina alto, la chiave del match al decimo quando De Rose viene espulso per doppia ammonizione. Partita combattuta, nervosa, ma il Monopoli ribatte colpo su colpo. 14esimo cross di Rubin a volo, Denis alto. 24esimo dentro Salvemini e Tazer per Cuppone e Azosmanovic, al 26esimo il Monopoli è in vantaggio, splendido cross di Carriero per Fella, tocco di prima intenzione, pallone che colpisce il palo ma Salvemini a porta vuota deve solo ribattere il pallone in rete. 30esimo azione straordinaria di contropiede di Fella che sul più bello non riesce a concludere dopo essersi fatto praticamente 60 metri di corsa, dentro Pecorini per Giorno al 35esimo, Giorno che era stato ammonito e salterà la partita contro la Casertana, al 39esimo colpo di testa di Dumbia, blocca Menegatti, dentro Zone fa il posto di Carriero al 31esimo, al 41esimo e al 42esimo arriva il gol del raddoppio della formazione biancoverde con Piccinni che scaraventa sotto la traversa il pallone del 2-0 per il Monopoli che dunque espugna il Granillo e continua a volare.